Si è tenuto oggi a Pesaro un importante incontro al vertice tra la delegazione della città cinese di Qinguangdao e la delegazione del comune di Pesaro, con la mediazione della CNA, la presenza appunto dei vertici CNA. Ascoltiamo di cosa si è parlato nel corso di questo incontro. Sono sempre più frequenti i contatti con la Cina, ricordiamo la grandissima operazione di Shanghai, cui ancora oggi 400 metri della metropolitana e le fermate principali sono brandizzate con Pesaro, le Marche, Rossini Opera Festival, ma soprattutto l'occasione qui oggi di riprendere un gemellaggio storico, quello del 1935 con Qinguangdao, che nel 2005 ebbe una ripresa importante con il contributo che Qinguangdao diede anche all'accordo di salvataggio e di rilancio dell'azienda Benelli Moto, e che ora sulla scia, sull'interesse soprattutto generato in Cina da Pesaro, capitale italiana della cultura, riprende su uno degli assi principali dello sviluppo di Qinguangdao, che è appunto il turismo culturale. Qinguangdao è una città in forte espansione, innovativa, è una delle prime tre città della Cina che presenta comunque uno sviluppo che va nell'ambito del green, del benessere, quindi hanno un indotto legato al turismo, così che potrebbe essere anche attrattivo per le nostre aziende, soprattutto l'enogastronomia, i servizi per il turismo. Abbiamo visto che hanno una grande richiesta eventualmente anche di servizi sociali, quindi di medici, perché la popolazione in Cina comunque ci hanno detto che sta invecchiando e in questa città si sta rendendo una città vivibile e di qualità della vita più alta, quindi le strutture sanitarie, tutto quello che potrebbe essere l'indotto anche delle imprese legate appunto alla sanità, potrebbe avere un gran sviluppo, come per adesso in primis è quello del turismo, che è il più importante. Ecco. Il rapporto con la Cina si è evoluto tantissimo, anche come paese Italia. Siamo sempre stati vicini, ecco, dagli anni 70, quando c'è stato un riavvicinamento diplomatico, è stato un crescendo. Purtroppo non è spesso coinciso con una presenza di aziende e presenza fisica italiana in Cina, ma da un punto di vista culturale di dialogo senz'altro sì, sempre di più, anche perché i tratti comuni e condivisi sono tanti, per cui credo che diciamo, possiamo recitare un mea culpa noi di non aver forse posto troppa attenzione a quel mercato lì. Però siamo sempre in tempo, insomma, è un mercato che anche in questo post-Covid, anzi forse il post-Covid, per quanto possa essere un momento duro, è anche un momento di grande opportunità.